Benvenuti a bordo! Oggi vi mostrerò alcuni dei miei segreti su come costruire edifici su Minecraft. Le prime cose da tenere in considerazione sono: che stile architettonico volete utilizzare, che funzione dovrà avere il vostro edificio e vi importa che sia realistico, nel senso di coerente con le leggi della fisica del nostro mondo oppure no, e infine quanto volete farlo grande. Non ha molto senso, almeno secondo me, dare dei consigli troppo specifici su come costruire un edificio su Minecraft se prima non si considera lo stile architettonico e la dimensione soprattutto, per via ovviamente dell'enorme quantità e diversità delle possibili combinazioni. Trattare anche sommariamente i principali stili architettonici sarebbe decisamente troppo lungo per un singolo video, quindi oggi darò solamente dei consigli generali e al massimo degli esempi molto basilari su dei casi più particolari. Più avanti, comunque, mi piacerebbe fare dei video più specifici su certi tipi di architetture, quindi se avete dei consigli o delle preferenze in merito, scrivete pure sui commenti. Prima di andare a trattare in maniera specifica su come fare le cose su Minecraft, quindi in cubetti, ritengo sia necessario trattare alcune basi generali di architettura, e nello specifico su come scegliere uno stile architettonico, in che modo la funzione di un edificio ne può influenzare la forma, e dei consigli per rendere almeno in apparenza più realistico il nostro edificio, ovvero coerente con le leggi della fisica del nostro universo. Ora, questa non sarà una lezione di architettura o di statica, anche perché il mio è un interesse solo amatoriale, e non sono minimamente qualificato per una cosa del genere, quindi il video non sarà tanto incentrato sul lato storico o funzionale dell'architettura, quanto più su quello prettamente estetico, che è poi quello che ti dovrebbe interessare se stai guardando questo video, no? L'estetica. Quindi diciamo che alcuni consigli potrebbero anche essere applicati alla grafica 3D, anche quella non basata sui voxel, intendo. Stile architettonico. Nella storia e nel mondo saranno esistiti decine di tipi di architetture, forse anche centinaia a seconda di come vogliamo classificarle. Esse si possono diversificare sotto svariate caratteristiche, come la funzione degli edifici per i quali lo stile è stato pensato, il tipo di materiale o la presenza di elementi caratteristici, sia funzionali che decorativi, che entrambi. Alcuni stili architettonici sono molto più definiti e codificati di altri, specialmente quelli utilizzati unicamente per strutture con funzione cerimoniale e monumentale, mentre edifici pensati per un uso prettamente pratico sono meno definiti e le proprie caratteristiche rispondono quasi unicamente ad esigenze funzionali, come il fatto di dover resistere a certi tipi di intemperie o a certi tipi di minaccia. È possibile talvolta trovare delle analogie fra stili architettonici ideati in maniera autonoma in più parti diverse del mondo, specialmente per quanto riguarda la parte pratica e funzionale. Quindi, ad esempio, troviamo enormi piramidi di pietra in un sacco di culture separate, perché la piramide è la forma ideale per creare un edificio in pietra che sia più alto possibile e che non crolli facilmente. Oppure possiamo trovare torri particolarmente alte ed elaborate in legno, perché il legno è un materiale leggero e flessibile, adatto molto più della pietra per strutture verticali. Inoltre, storicamente, ci sono sempre state influenze culturali che hanno portato anche cambiamenti in stili architettonici, non solo sul piano funzionale ma anche in quello estetico. Alcuni esempi possono essere l'influenza dell'architettura ellenica in Medio Oriente, dopo Alessandro Magno e con l'Impero Romano, dell'architettura sacra buddista in Estremo Oriente, di quella cinese in Giappone o di quella araba in Spagna. Oppure pensiamo alla riscoperta e riadattamento di stili architettonici precedenti in epoche come il Rinascimento o durante l'Ottocento con stili come il Neoclassico, il Neogotico, il Neorinascimentale ed altri. In generale, per quanto riguarda la funzionalità, ogni elemento che abbia senso nella realtà e che sia realizzabile con gli strumenti tecnologici che l'uomo ha avuto finora è stato probabilmente già stato utilizzato da qualche parte. Se così non fosse, nessuno vi vieta di prendere spunto anche da architetture usate solo in opere di finzione, come film o videogiochi, oppure di inventarvi un'architettura completamente nuova, ad esempio mixando varie architetture. Insomma, anche se avete poca fantasia, di spunti non possono mancarvene. Anzi, anche se la fantasia non vi manca, rimanere relativamente ancorati ad esempi della realtà può essere un buon modo per dare realismo alla struttura, dalla realtà ai voxel. Fin qua tutto bello, ma adattare un certo stile su Minecraft richiede certi accorgimenti, simili a quelli necessari per creare una pixel art. Il fatto di usare dei pixel, oppure dei voxel, implica un alto livello di approssimazione, per avviare il quale può essere necessario adottare uno stile più cartonesco. Questo consiglio è più valido quanto più piccola è la struttura. Per esempio, poniamo di voler disegnare un omino alto 16 pixel. Se noi prendessimo l'immagine di una persona reale e la ridimensionassimo fino a 16 pixel, più che un omino sembrerebbe una massa informe. Per rendere il nostro omino riconoscibile come tale, è necessario quindi aggiustare le proporzioni, rendendole molto meno realistiche quanto più bassa è la risoluzione. Inoltre, in vari giochi in pixel art, le teste dei personaggi sono sproporzionate, non solo perché fa cibi, ma anche perché la faccia è la parte più importante di un personaggio, e con i pochi pixel a disposizione non si può fare diversamente per metterla in risalto.
Questo medesimo principio vale anche nel nostro caso, quindi se volessimo riportare su Minecraft un elemento architettonico di un certo ordine di grandezza, potrebbe essere necessario aumentare quest'ordine per poter avere il livello di risoluzione necessario a dargli la dovuta importanza. Un esempio possono essere dei dettagli come scalanature, cornicioni o grondaie, che molti edifici, se visti in sezione, hanno delle dimensioni molto ridotte rispetto a un cubo di 1 m x 1 m di Minecraft, ma che sono comunque fondamentali per definire l'aspetto della struttura. Un altro esempio possono essere elementi stondati, come cupole o archi. Per dare un senso di rotondità, utilizzando dei cubi, è necessario avere una certa risoluzione minima. Degli esempi a mio parere molto belli di edifici in stile cartunesco potete trovarne in giochi come WoW, Fable o Wildstar. Che decidiate o meno di utilizzare uno stile cartunesco, il mio consiglio è di rimanere fedeli allo stile scelto se dovete fare più strutture messe vicine, come un villaggio ad esempio. Personalmente in un film o in un videogioco apprezzo sia stili visuali cartuneschi che realistici. L'importante però è che questi stili non vengano mischiati, altrimenti in genere il risultato potrebbe essere un pugno in un occhio. Funzione. Nel corso della storia, con l'aumento della specializzazione e complessità delle attività umane, anche gli edifici sono andati sempre più specializzandosi. Se volessimo provare a grandi linee a classificarli secondo la funzione, potremmo, almeno secondo me, ascriverli a 3 grandi gruppi, ovvero edifici civili, edifici militari ed edifici monumentali. Gli edifici monumentali, come chiese o templi, sono pensati principalmente per essere fighi ed imponenti, per mostrare fin dove possa spingersi la tecnica e l'arte. Questi sono i tipi di edificio che comunemente vengono più notati, ovviamente, ma nella realtà la maggior parte degli edifici è di prettamente estetico, a poco o niente, ed ha quasi unicamente una funzione pratica. Questo vale sia per edifici civili, come abitazioni o ambienti produttivi, che militari, come fortezze o cinte murarie. Gli edifici militari, in più rispetto ai civili e ai monumentali, fra le altre cose, in genere, hanno muri molto più spessi e o alti, finestre più piccole e meno numerose, e punti di accesso pensati per essere facilmente difesi. Ovviamente questi 3 gruppi non sono sempre così definiti. È possibile trovare raffinate decorazioni anche in edifici civili e militari. In particolare è più facile trovare cura nei dettagli nelle abitazioni, soprattutto quelle più ricche, piuttosto che in edifici lavorativi come fabbriche, così come è anche possibile trovare chiese o monumenti piuttosto austeri. Possiamo inoltre trovare edifici militari usati ad esempio come residenza fissa o con funzione amministrativa, come ad esempio i castelli. Così come edifici quali palazzi possono sia avere una funzione abitativa che amministrativa che di mero sfoggio di ricchezza. La forma di un edificio inoltre può anche essere dettata dalle caratteristiche del territorio. Ad esempio, edifici in ambienti urbani tendono a svilupparsi di più in verticale e ad essere costruiti uno accanto all'altro, questo per risparmiare la superficie sfruttata, mentre in campagna, dove la densità abitativa è molto inferiore, queste caratteristiche sono meno necessarie. Oppure, ad esempio, volendo costruire in un'area soggetta ad alluvioni, sarà necessario rialzare l'abitazione, attraverso ad esempio delle palafitte. Inoltre, un edificio può sempre essere ricondizionato e utilizzato per funzioni differenti rispetto a quelle per cui era stato originariamente pensato, ma comunque la funzione originaria che detterà caratteristiche come la forma, la dimensione e la presenza di determinati elementi architettonici. Ora, la filosofia che seguirò durante tutto questo video è quella di rendere ogni edificio, anche quelli più semplici, quanto più decorati e complessi possibile. Questo per l'ovvio motivo che Minecraft ha una funzione unicamente di intrattenimento. In un film o in un videogioco, che pure hanno come funzione principale quella di intrattenimento, rimanere fedele alla realtà può avere un senso, ma su Minecraft, essendo tutto fatto a cubetti, penso che questo abbia molto meno senso. Almeno che non si stia cercando di ricreare un modello del mondo reale. Il succo del discorso quindi è che questo video ha l'obiettivo di spiegare come creare qualcosa di fico su Minecraft. Poi ovviamente sta a voi decidere se e dove applicare questi suggerimenti. Realismo. Ovviamente su Minecraft quando si parla di realismo si devono mettere varie virgolette ai lati. In questo caso con realismo non intendo tanto l'attenersi a stili storicamente esistenti, piuttosto che a qualcosa di inventato, ma intendo se la struttura appaia come coerente con le leggi della fisica del mondo reale. Il primo elemento da considerare nel realismo è la distribuzione del peso. Questo è particolarmente importante quando vogliamo aggiungere dei piani o dei tetti. Per supportarne il peso esistono vari sistemi architettonici. Il primo metodo, più robusto ma meno utilizzato, è quello della volta. La volta è praticamente un arco in 3D ed ha la medesima funzione, scarica il peso di ciò che si trova sopra verso i lati. La volta e l'arco vengono impiegati soprattutto in edifici fatti di pietra e mattoni e risultano particolarmente stabili potendo sostenere grandi pesi, perciò sono stati utilizzati soprattutto per strutture particolarmente imponenti e che richiedono affidabilità, come ad esempio chiese, fortezze e ponti. Siccome il peso non
non viene scaricato solo verso il basso, ma anche in direzione orizzontale, è necessario che gli elementi di sostegno verticale, come colonne o muri portanti, siano sufficientemente spessi o presentino elementi come contrafforti ai lati. Un altro sistema architettonico è quello della trave, che può essere utilizzato per creare una griglia, detta travatura. La trave, al contrario della volta, scarica praticamente tutto il peso in senso verticale. Tuttavia, una trave rischia più dell'arco di rompersi in mezzo, e per questo i materiali più idonei per una trave sono quelli flessibili, come il legno o l'acciaio. Anche materiali fragili come la pietra possono essere usati. Ovviamente però una trave in pietra dovrà essere in proporzione molto più massiccia di una trave in legno. Per l'ingombro quindi, travi in pietra sono state più che altro usate in costruzioni imponenti come templi, mentre la trave in legno è la base di quasi ogni abitazione civile in tutto il mondo. La travatura si presta bene a sorreggere pavimenti in legno, ma non è molto indicata invece per pavimenti in pietra, dato l'eccessivo peso. Dato che è un metodo più semplice da realizzare e che richiede meno spreco di spazio verticale, le travature sono appunto più comuni delle volte e sono state utilizzate ampiamente durante tutta la storia, costituendo anche la norma per gli edifici moderni. Un altro sistema ancora è quello triangolare. Questo è simile all'arco per come le forze vengono distribuite. Come l'arco, infatti, anche qua il peso viene distribuito verso i lati e richiede quindi l'uso di sistemi di rinforzo. Inoltre, le due travi che compongono la forma più basilare del sistema, essendo dritte, possono essere soggette a flessione nel mezzo, come per le travi messe orizzontalmente, anche se in misura inferiore. Il sistema triangolare è stato usato in passato in strutture in pietra, ma il suo uso più diffuso è stato con travi in legno per sostenere tetti, andando a formare un elemento definito come capriata. In questo caso, spesso, le due travi di base sono affiancate ad una catena, che può essere una vera e propria catena o una trave, con la medesima funzione di sostegno dei contrafforti. Oltre alla catena, possono anche essere presenti due ulteriori travi di supporto, per contrastare la tendenza a flettersi verso l'interno dei tetti. Oltre all'arco, la volta e al sistema triangolare, esistono anche altri sistemi architettonici meno comuni, la piatta banda e il falso arco. La piatta banda è praticamente un arco così ribassato da sembrare una trave dritta, ma è sempre formato da più conci, ovvero da pezzi separati. Il falso arco, o arco a mensola, è composto da vari conci come l'arco. Questi, tuttavia, non sono posizionati in modo da scaricare il peso l'uno verso l'altro, in senso orizzontale. Ciò che tiene insieme il falso arco, quindi, non è la forza di compressione, ma solo la gravità. Pertanto, anche se può somigliare ad un arco o ad un sistema triangolare, non è capace di sopportare medesime quantità di carico. Il falso arco è un sistema abbastanza primitivo, che troviamo infatti in architetture come quella micenea o mesoamericana, ed è stato completamente abbandonato in seguito a favore del molto più robusto arco. Sempre nella distribuzione del peso, bisogna considerare anche le strutture portanti, ovvero quegli elementi che sostengono il peso di ciò che sta sopra, come muri portanti o colonne, e senza le quali l'edificio crollerebbe ovviamente. Uno degli errori più comuni è creare un piano troppo esteso e troppo sottile, senza avere alcun sostegno in mezzo. Un altro errore può essere quello di posizionare elementi portanti in mezzo a travi, invece che direttamente sopra altri elementi portanti o nelle immediate vicinanze di essi. Dimensioni. Scegliere a priori le dimensioni della vostra struttura è molto importante. A meno che non siate limitati per l'uso che dovete farne, il mio consiglio è di cercare di fare le vostre strutture il più grande possibile, senza che siano ridicolmente grandi per la funzione che devono avere. Quindi, ad esempio, una casa rurale non sarà molto credibile se alta a 100 blocchi. Avere una dimensione maggiore è come lavorare con una risoluzione maggiore, indispensabile soprattutto per i dettagli. Come vedremo più avanti, l'esempio più lampante sono le pareti. Piatte sono abbastanza inguardabili, diciamo la verità, ma l'unico modo per aggiungere dettaglio è quello di aggiungere profondità, quindi rendere la parete ancora più spessa. E questo ovviamente può diventare problematico soprattutto per le strutture più piccole. Infatti in genere non faccio mai strutture più piccole di 15-20 blocchi di diametro. Considerando questo, nella scelta delle dimensioni dovete anche considerare quanta importanza volete dare alla divisione degli interni. Ad esempio, se volete inserire corridoi fra le stanze o scale interne, e dovreste anche considerare quanti piani dovrà avere la struttura e se i piani superiori dovranno essere rientrati o meno. Piani molto rientrati, infatti, necessiterebbero di colonne di sostegno, che andrebbero ad occupare lo spazio interno. Considerando questo, da un punto di vista funzionale, nella scelta delle dimensioni dobbiamo anche decidere quanta importanza vogliamo dare alla divisione degli interni. Sul piano estetico, invece, la dimensione di un edificio andrebbe commisurata alla quantità di dettagli e alla complessità della pianta. Non ha molto senso fare una struttura gigantesca se essa poi è una forma eccessivamente semplice e i dettagli presenti sono pochi, ma allo stesso modo può anche stonare la presenza di troppi dettagli in una struttura troppo piccola. Quanto detto ora serve per decidere le dimensioni a grandi linee. Per decidere invece le dimensioni precise al blocco è necessario prima definire la grandezza di eventuali moduli di cui sarà costituito l'edificio. In alcuni casi, infatti, può essere comodo suddividere muri e tetti in moduli. Vedremo più avanti nelle sezioni relative alcuni consigli su come farli. Ad ogni modo, una volta decisi i moduli da utilizzare, si possono definire le dimensioni precise dell'edificio, in modo che queste siano multiple di quelle dei moduli. Nulla vieta, ovviamente, di usare i vari moduli di differente grandezza, così da avere più versatilità su
sulle dimensioni dell'edificio. Pianta e scheletro. In genere, quando costruisco una struttura, parto sempre dalla pianta, ovvero dalle fondamenta, e dallo scheletro, ovvero la forma in 3D. Dare alla propria struttura uno scheletro e una pianta complessi è un ottimo modo per renderla fica, e questo in particolare penso che sia uno dei metodi più sottovalutati. Spesso infatti vedo strutture anche molto decorate, ma con una forma generale troppo semplice. Un esempio? Invece di fare la vostra casa a pianta rettangolare, aggiungete delle parti sporgenti. Questo semplice accorgimento renderà la vostra struttura molto migliore, soprattutto vista da lontano. Potete inoltre inserire anche delle sporgenze in verticale, non così alte da permettere l'inserimento di un vero e proprio piano, quindi fondamentalmente solo estetiche o per aggiungere un po' di spazio ad un'eventuale mansarda. Se volete aggiungere un piano, invece che porlo direttamente sopra il piano terra, potete inserirlo leggermente rientrante o sporgente verso l'esterno. Piani rientranti o sporgenti possono essere stati storicamente usati per aumentare lo spazio utile di una casa, nel primo caso espandendosi verso l'alto, mentre nel secondo in orizzontale. Case con piani estroflessi li possiamo trovare in città molto popolate, come Venezia. Piani rientranti sono impiegati invece anche in strutture di alto valore estetico. Anche in una struttura a più piani potete aggiungere sporgenze in orizzontale o in verticale. Per ogni piano che aggiungete le possibili combinazioni aumentano, visto che potete, ad esempio, fermare una sporgenza al piano terra oppure farla arrivare al primo piano, oppure ancora potete far sì che una sporgenza nel piano superiore rientri o sporga rispetto a quella nel piano inferiore, esattamente come già visto prima. Se riuscite, inserite anche elementi come scalinate esterne, colonnati, balconi e pati, che contribuiscono ad aumentare la complessità dell'edificio. È meglio pensarci per tempo, perché non sempre è facile aggiungere questi elementi dopo. In questo caso potete benissimo prendere spunto da immagini di spaccati di edifici. Inoltre, per certe architetture, un ulteriore consiglio può essere quello di dare una certa curvatura alle pareti e ai tetti, se volete ad esempio dargli un aspetto più primitivo, esotico o fantasy. Per strutture veramente grosse, invece, consiglio in certi casi di sbizzarrirvi nel creare una pianta quanto più complessa possibile, che risulti ad esempio quasi come la fusione fra le piante di vari edifici differenti. Anche senza aggiungere tante decorazioni, l'effetto finale potrà essere piuttosto carino. Muri. Minecraft offre una sfida nella costruzione dei muri, ovvero lo spessore. Nella realtà i muri di strutture civili sono meno spessi di un metro, quindi il muro meno spesso che puoi fare su Minecraft è già molto più spesso di molti muri che puoi trovare nella realtà. Oltre a questo però c'è anche da considerare non solo il lato del realismo, ma anche quello estetico. Un muro completamente piatto su Minecraft non lo considererei proprio il massimo esteticamente. Dato che avere un muro più spesso non toglie il realismo alla struttura, anzi tecnicamente la rende più robusta, questo è un caso in cui il lato estetico penso che sia più importante. Uno dei suggerimenti che infatti ho visto vengono dati in altri video simili è quello di creare un bordo sporgente per i muri. L'idea infatti è quella di dare profondità alla parete, e questo può essere fatto facendo sporgere o rientrare qualcosa. Il primo passo per dare profondità quindi è creare tante sporgenze, come dei contrafforti. Poi, per rendere questo pattern più diversificato, si possono alternare sporgenze di dimensioni differenti. Ancora meglio è facendo sporgere maggiormente i contrafforti più grandi. Una seconda cosa che possiamo fare è congiungere le sporgenze con dei sistemi architettonici, ad esempio con archi o travi, formando quindi delle arcate o delle colonnate cieche, ovvero chiuse da un muro. Infine, si può aggiungere cornicioni e altri dettagli, e cambiare alcuni materiali in base alle preferenze. Volendo, si può anche creare un ulteriore livello di profondità. Potete provare a usare questi principi in varie combinazioni, ad esempio usando differenti tipi di arco, o altri sistemi architettonici, come il sistema triangolare o travi, oppure usare differenti combinazioni di sporgenze e rientranze di differente dimensione, o ancora potreste inserire altre decorazioni, più complesse di semplici sporgenze. Ovviamente potete utilizzare questi recessi come posizione naturale per inserire finestre o porte. Ovviamente per strutture più piccole è più conveniente fare i muri con decorazioni che occupino solo un paio di blocchi di spessore, quindi archi più piccoli o serie di contrafforti. Tra i sistemi architettonici visti, l'unico che per alcuni potrebbe avere un certo livello di difficoltà nell'essere riportato su Minecraft penso sia l'arco. Tutti gli archi possono essere costruiti utilizzando pezzi di una circonferenza. Per fare una forma stondata in voxel o pixel si devono posizionare i vari segmenti di grandezza man mano crescente o decrescente, facendo sì che non crescano o decrescano in maniera lineare, ma in maniera quasi esponenziale. Se non vi riesce a fare ad occhio, potete semplicemente usare Paint come guida. Per fare un arco a tutto sesto, basta usare un semicerchio. Per fare un arco ribassato, basta eliminare una certa parte in basso di un arco a tutto sesto. Per fare un arco acuto, basta eliminare una parte in mezzo di un arco a tutto sesto e unire i due pezzi rimanenti. L'uso di determinati tipi di archi o finestre può essere fondamentale per definire
definire lo stile architettonico della tua struttura. Infatti gli archi sono fra gli elementi più caratteristici di molti stili. Quando sentiamo architettura gotica, pensiamo subito all'arco a sesto acuto e a quello trilobato. Quando sentiamo architettura romana e romanica, pensiamo subito agli archi a tutto sesto. Quando sentiamo architettura araba, pensiamo agli archi a ferro di cavallo e all'arco in flesso. Una delle caratteristiche che trovo più esteticamente appagante in un arco è che, oltre a fungere da elemento di stacco orizzontale, come farebbe qualunque colonnato, lo fa anche in verticale. Stacca infatti la parte superiore da quella inferiore, dato che l'arco appunto si trova sopra mentre sotto è piatto. Per ottenere ciò su Minecraft, consiglio di non chiudere la parte inferiore, così da ottenere un contrasto fra la sporgenza in alto e la rientranza in basso. Se l'arco non si trova al piano terra, ma in uno superiore, consiglio di usare un cornicione per separare o qualcosa di simile. Tetto. Anche il tetto, come gli archi, è un elemento molto caratteristico sia di un determinato stile architettonico che del clima per il quale è stato pensato l'edificio. In zone con molte precipitazioni e con un clima freddo, come ad alte latitudini e in montagna, i tetti dovranno essere più acuti, mentre in aree desertiche potranno anche essere piatti. Esempi di tetti con forme particolari possiamo trovarne soprattutto fra strutture in legno. Ad esempio, alcune case antiche del nord Europa avevano un tetto convesso, come lo scafo di una nave rovesciata, mentre in Oriente molti edifici tradizionali hanno un tetto concavo. Come abbiamo visto per l'aggiunta di piani, anche i tetti possono essere incassati uno dentro l'altro, il che dà l'effetto come se la struttura fosse fatta da altre strutture più piccole, che personalmente trovo molto appagante. Se volete creare un tetto concavo o convesso, considerate che potete sempre aggiungere la curvatura in due dimensioni invece che in una sola. Quindi, ad esempio, per i tetti convessi dovete ingrossare la parte centrale del tetto, mentre per i tetti concavi dovete ingrossare l'estremità. Anche nei tetti, seppur in misura minore rispetto ai muri, potete mettere una serie di sporgenze o altre decorazioni sotto forma di motivi che si ripetono. Inoltre, potete anche aggiungere finestre o decorazioni sull'estremità del tetto. Se volete prendere ispirazione da uno stile architettonico specifico, potete aggiungere elementi caratteristici di tale stile. Ad esempio, se volessimo ispirarci all'architettura gotica, potremmo aggiungere grondaie, archi rampanti per sostenere secondi piani o piani più alti e pinnacoli sopra i contrafforti. Un altro modo per migliorare l'edificio è quello di aggiungere cupole o guglie che sporgano dei tetti in determinate posizioni, in genere più nelle parti centrali, potendo contare su più supporto laterale. Interni. Nella decisione su come dividere gli interni concorrono la funzione dell'edificio e la sua dimensione. Come già detto in precedenza, il mio consiglio è quello di prendere spunto da edifici della realtà per vedere quali tipi di locali, arredi o altri elementi dovrà contenere un certo tipo di struttura. Questo è specialmente utile se volete creare degli edifici che non avete mai visto dall'interno o solo di sfuggita, ad esempio, non so, una fucina o un castello. Magari potreste pensare di sapere quali elementi dovrebbero contenere, ma vi stupireste di quanto ciò potrebbe essere distante dalla realtà, a meno che non siate dei fabbri o degli archeologi. Molti videogame infatti tendono a fare quasi sempre gli stessi errori in merito. Quindi, se volete creare qualcosa di molto mondano, come ad esempio un'abitazione, non dovreste avere problemi, ma se volete andare su cose più particolari, vi consiglio almeno un minimo di documentarvi in merito. Oltre a questo, sempre per quanto riguarda la divisione degli spazi interni, se avete cercato di rendere il vostro edificio coerente con le leggi della fisica, avrete messo dei sostegni come colonne o muri portanti sopra i punti critici. Questi possono poi fornire in parte una guida su come dividere gli spazi, dato che eventuali muri non portanti saranno messi in modo da raccordare gli elementi portanti, anche se può succedere di ritrovarsi con una colonna in mezzo ad una stanza. Se invece non prestate troppa attenzione al realismo, potete anche fregarvene dei sostegni interni. Nelle strutture di piccola e media dimensione, anzi, questo può aiutare a risparmiare dello spazio prezioso. Nelle strutture più grandi, invece, consiglio vivamente di non saltare questo passaggio, sia perché lo spazio non vi manca, sia perché vedere un tetto enorme sostenuto da niente fa abbastanza strano, a meno che la vostra non sia una struttura fantascientifica o abbia travi e muri piuttosto spessi. E poi avere dei colonnati che dividono e navate lo spazio, secondo me è anche bello esteticamente. Se avete fatto i muri come indicato in precedenza, ovvero lasciando almeno due o tre blocchi di spessore utili per aggiungere decorazioni, quello che avremo è che la struttura sarà particolarmente più piccola all'interno che all'esterno, e questo ovviamente si nota più quanto più piccolo è l'edificio. Perciò per edifici più piccoli potrebbe essere complicato trovare un compromesso fra estetica degli esterni e organizzazione degli interni. Per il medesimo motivo, per strutture che devono contenere molte cose all'interno o avere spazi molto ampi, consiglio vivamente di scegliere una dimensione adeguata, anche se potrebbe essere maggiore di quella di edifici analoghi nella realtà. Decorazioni. Fin qua ho descritto i miei personali consigli su come costruire un edificio, partendo dall'idea generale fino ad arrivare ad elementi più particolari come muri o tetti. Adesso parliamo invece delle decorazioni minori, e qua diciamo che secondo me non c'è un modo veramente migliore di altri, dipende più che altro dal gusto personale. Voglio dire, anche per il resto alla fine è una questione di gusti, ma qua diciamo
diciamo che lo è di più, secondo me. In genere, i dettagli vengono aggiunti soprattutto utilizzando slab e scalini, una cosa di cui personalmente non amo abusare troppo, per i seguenti motivi. Slab e scalini possono essere posizionati solo in certi modi, questo fa sì che nel creare una forma con slab e scalini ci siano più limitazioni che nel crearla con blocchi interi. Un esempio già accennato è quello dell'arco. Con blocchi interi e abbastanza spazio è possibile creare qualunque arco, mentre con slab e scalini è praticamente impossibile costruire certi tipi di arco, come quelli più acuti, o quantomeno è molto difficile riconoscerli univocamente come tali piuttosto che come altre forme, mentre invece l'arco che viene più semplice da fare è ovviamente quello ribassato, questo perché ovviamente le slab si possono posizionare solo in orizzontale. Un caso analogo che vedo spesso è usare scalini su tetti acuti. Personalmente penso stiano piuttosto bene nel caso di tetti con una forma abbastanza dritta, dove hanno il pregio di ridurre e rendere più elegante lo stacco fra i singoli segmenti, mentre se volessimo dare al tetto una forma più stondata, secondo me possono spezzare la curvatura generale. Anche in questo caso per tetti ribassati il problema non si pone. Qua diciamo che dipende dalla vostra preferenza fra i dettagli e la forma complessiva. Personalmente adotto la regola per cui più irregolare e stondata diventa la forma dell'edificio e meno risulta vantaggioso utilizzare scalini e slab. Infatti credo che sia anche per ovviare a questo problema che fin dalle prime versioni sono state create delle mod come quella dei microblocchi. Inoltre, per lo stesso principio, la quantità e la quantità di tipi di dettagli con slab e scalini utilizzabili in una struttura con forma curva è inferiore che in una struttura con forma dritta. Questo vuol dire che, limitando i dettagli su strutture dritte, è possibile volendo inserire strutture curve senza che queste stonino rispetto alle altre. Ad esempio, i tipi di decorazione che risultano ugualmente facili da inserire in strutture curve e dritte sono elementi orizzontali, come cornicioni, mentre invece inserire elementi verticali, come colonnati o addirittura arcate o elementi più complessi, risulta molto più complicato, anche se non impossibile. Perciò, nel decidere il tipo di decorazioni da inserire, tenete prima presente la forma degli edifici che volete utilizzare. Comunque, quali siano i blocchi che decidiate di utilizzare, mettete la giusta quantità di decorazioni, sia sotto forma di pattern ripetuti che di elementi isolati, e soprattutto ricordatevi di sfruttare al massimo i recessi creati nelle pareti. Un consiglio generale nel creare decorazioni, per i muri esterni soprattutto, è quello di alternare fasce di elementi di stacco verticale ad elementi di stacco orizzontale, quindi ad esempio un colonnato alternato ad un cornicione. Inoltre, avere elementi di stacco che percorrano per intero il perimetro all'altezza di un edificio aiuta a fornire un senso di unità alla struttura, e interrompere questi elementi secondo me il più delle volte vanifica o quasi la funzione di questi. Location. Lo sfondo può essere importante quasi quanto l'edificio stesso, soprattutto se si tratta di un edificio isolato. Nonostante tutto, la tua casa è venuta un aborto? Piazzala su un albero, in cima ad un precipizio, sopra un lago di lava, in una cupola sott'acqua, e vedrai come il livello di ficaggine salirà. Ovviamente sto esagerando, però sì, questo è un altro di quegli accorgimenti estremamente semplici che però possono fare un sacco di differenza. È vero che porre un edificio in una posizione eccessivamente difficile da raggiungere non è molto realistico, a meno che non abbia una funzione difensiva, come un castello o una torre di avvistamento. La maggior parte degli edifici nella realtà sono infatti costruiti in una posizione da cui siano facilmente raggiungibili tutti gli altri luoghi utili. Anche per questo la gran parte dei centri urbani sono quasi sempre sorti in pianura, ma comunque anche in pianura il terreno non è sempre regolare e perfettamente piatto. Pensiamo ad esempio ai colli di Roma. Quindi creare su Minecraft un edificio o un villaggio mantenendo l'irregolarità del territorio non solo fornisce un tocco di realismo, ma personalmente penso anche che dia occasione per aggiungere elementi di valore estetico, come scalinate, ponti o terrazze. Ma come fare a posizionare una struttura in un terreno scosceso? Semplice, utilizzate quello che io definisco come metodo palafitta. Posizionate le fondamenta del vostro edificio nel punto più alto del terreno sul quale sorgerà. Adesso tutto ciò che vi rimane da fare è far scendere le fondamenta finché non raggiungono il terreno, esattamente come se fossero dei pali di una palafitta. Ovviamente potrebbe essere necessario anche aggiungere una scalinata. Questo metodo semplicissimo vi permetterà di creare intere città perfettamente adattate al terreno circostante. Adattare le strutture all'ambiente non solo penso che dia ottimi risultati, ma personalmente penso anche che sia una delle cose più soddisfacenti nel costruire su Minecraft. Il video è finito, spero che questi consigli molto generali vi possano essere stati utili. Come ho già detto, probabilmente farò anche altri video più specifici su determinati tipi di architettura o determinati tipi di edificio, quindi se avete delle preferenze su cosa vorreste che cominciassi, scrivetelo nei commenti. Arrrr!